Così, ma è ostile anche verso l'Unione Europea, perché sono stati espulsi, se capisco bene, anche diplomatici francesi, spagnoli, eccetera. Questo però, la considerazione più importante è che questo non deve assolutamente portare a una interruzione dei canali diplomatici, perché è attraverso quei canali che, se ci si riuscirà, si arriverà alla pace. Getta acqua sul fuoco in merito all'espulsione dei 24 diplomatici italiani da Mosca, e Draghi lo fa pensando magari anche a quello spirito di Helsinki a cui ci si rivolge spesso per ipotizzare un futuro di pace, e lo fa alla presenza a Roma proprio della prima ministra finlandese Sanna Marin, che chiede all'Italia di sostenere l'ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO. Therefore, the Finnish Parliament voted yesterday with a wide majority in favor of applying for Finland membership in the North Atlantic Alliance. Sostegno che dal governo italiano arriva forte e convincente nei confronti di due paesi già membri dell'Unione Europea e che a pieno diritto possono entrare nell'Alleanza Atlantica. Per Draghi la richiesta di adesione alla NATO è una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva, dice. Dopo il faccia a faccia a Palazzo Chigi, Sanna Marin ha avuto un pranzo di lavoro nell'ambasciata finlandese con il segretario del PD Letta e il leader dei 5 Stelle Conte.